Allora, iniziamo vedendo quanti nemici mi posso fare oggi in questa sala. Alzi la mano chi è che usa Bootstrap Foundation, un framework. Ok, molto bene. Quindi immagino che sarete tutti abbastanza interessati. Quindi stiamo parlando di CSS. Quando parliamo di framework CSS, in realtà il primo nome che ci viene in mente, come abbiamo appena detto, è Bootstrap. Bootstrap ha avuto una diffusione impressionante. Ad oggi ho cercato le statistiche online perché è difficile trovare statistiche su adozione di un framework CSS, è più facile trovarle su un framework JavaScript, però apparentemente dicono che ci sono 18 milioni di installazioni attive che utilizzano Bootstrap. Bootstrap nel corso degli anni chiaramente è diventato molto popolare, ha aperto la strada a tutta un'altra serie di framework, ce ne sono veramente a decine. I più famosi, i più recenti sono per esempio Bulma che è sviluppato in Flexbox, Tailwind, Materialize e ce ne sono tanti altri. Fondamentalmente l'obiettivo di questi framework è quello di metterci a disposizione un set di regole e componenti che ci permettono sostanzialmente di sviluppare un intero layout. Senza quasi mai aprire il foglio di stile, perché sostanzialmente grazie a una sintassi ben precisa ci permettono di, mentre scriviamo il markup, di creare il nostro layout. Quando stavo preparando questa presentazione, non essendo più molto pratico dei framework CSS, ho fatto un po' di ricerche per capire quello che è la percentuale di adozione, perché la gente sceglie di utilizzare un framework o addirittura consigliano l'utilizzo di un framework. In tutti i vari forum, articoli, le risposte che ho trovato erano bene o male sempre le stesse, erano riconducibili alla velocità di implementazione, chiaramente, il fatto di avere un sistema di layout già pronto. E l'ultima sulla quale sono abbastanza scettico, ovvero best practice, cioè questi framework vengono addirittura suggeriti come delle vere e proprie best practice. È innegabile, come abbiamo detto, che Bootstrap nel corso degli anni si è guadagnato una grossa popolarità, principalmente perché in passato le proprietà CSS che avevamo a disposizione non erano delle più semplici da utilizzare e Bootstrap ci permetteva di risolvere tutta una serie di problemi di layout. Chi si ricorda display table, per creare layout anche complessi, con una grossa, compatibilità tra i vari browser. Oggi chiaramente questo grafico è abbastanza aggiornato ad agosto. La situazione è drammaticamente cambiata perché qui in basso vediamo che il nostro amico, IE10, 9 e simili stanno lentamente scomparendo dal web, lasciando spazio a quello che sono browser più moderni e performanti. Queste sono alcune, diciamo, delle nuove tecnologie che ci mette a disposizione CSS che facilitano molto il lavoro di noi front-end developer. Quindi a questo punto vi starete chiedendo qual è il mio problema con questi framework CSS. Sembrano funzionare abbastanza bene. Il mio problema essenzialmente lo potrei riassumere in una parola, pigrizia. Nel senso che utilizzare questi framework ci rende pigri, non ci spinge a capire come funzionano le cose, perché ci accontentiamo di avere il nostro Bootstrap, lo installiamo e per magia abbiamo tutta una serie di componenti che poi non andremo mai a utilizzare. Tutto questo dovete capire però che ha un costo. Questo è abbastanza esaustivo. Il file di griglia, chiaramente non minificato, di Bootstrap comprende 3.718 righe di codice. Sono qualcosa come 800 classi, solamente il file di layout. Direte, minifichiamolo. Minificato sono 48K, che forse è un po' troppo per un file di solamente layout. Questo è un ottimo strumento che ci mette a disposizione Chrome, che si chiama Coverage Tool. E quanti di voi lo utilizzano? Ok, bene. Questo strumento qua ci permette sostanzialmente di analizzare la percentuale di CSS inutilizzato in una pagina, per darci in qualche modo un'idea di quello che è il lavoro che abbiamo fatto, se l'abbiamo fatto bene o l'abbiamo fatto male. Ho fatto un piccolo test su un sito preso direttamente dalla galleria di progetti realizzati con Bootstrap. E come potete vedere in fondo, il file
relativo a Bootstrap Min, stanno includendo tutto Bootstrap in questo sito qua, è il 98,6% di CSS inutilizzato. Non penso che sia necessario aggiungere altro. Questo cosa ci dice sostanzialmente? Ci dice che nella maggior parte dei casi Bootstrap viene utilizzato per la griglia e poco più, quando in realtà è un sistema estremamente complesso e ricco di componenti, sono circa una ventina di componenti se non sbaglio, e una libreria JavaScript. Oggi fondamentalmente, nella maggior parte dei casi, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo di un sito web, possiamo fare anche a meno di utilizzare queste librerie. Cosa dobbiamo fare però se vogliamo, fare a meno di Bootstrap? Dobbiamo imparare sostanzialmente a crearci un nostro workflow che sia chiaramente flessibile, facile da mantenere nel tempo e scalabile. Sono tutte belle parole, ma in pratica poi non è così semplice, metterle in pratica. Per farlo cosa possiamo fare? Possiamo utilizzare, preprocessori come Sass, Less, PostCSS, quello che volete. Task Runner come Grunt, Gulp, che sono estremamente utili per ottimizzare il nostro workflow. Ma prima di tutto, quello che dobbiamo fare è imparare i concetti fondamentali, gli aspetti fondamentali che sono alla base di ogni singolo framework CSS, ovvero una sintassi chiara e precisa, un set di componenti, come gestire dei componenti, e soprattutto quello che viene usato più di frequente, ovvero creare un layout che sia ovviamente responsive. Iniziamo quindi parlando del primo aspetto, ovvero la sintassi. Tutti scrivono CSS, tutti sanno scrivere CSS, CSS è molto semplice da scrivere, ma è molto facile ritrovarsi in poco tempo, scrivendolo male, con un foglio di stile ingestibile. La parte fondamentale di ogni framework, come abbiamo detto, è appunto la sintassi. Quindi, come prima cosa, dobbiamo capire come organizzare il nostro foglio di stile. Vediamo adesso alcune metodologie che ci consentono sostanzialmente di imparare a scrivere CSS. La prima, Atomic CSS. Atomic CSS è anche un'etologia che si trova spesso e volentieri nei framework CSS, perché è un approccio che predilige piccole classi riutilizzabili con un singolo scopo e nomi basati su una funzione visuale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se noi avremo bisogno di creare una regola per esempio, FloatRight, andremo a scrivere una classe di questo tipo. Esistono due modi per scrivere Atomic CSS. La sintassi di Atomic CSS può essere abbreviata o estesa, quindi voi potreste anche scrivere float-write, sarebbe comunque valido. Quella classe in alto, per esempio, V50, è una classe che trovate anche in Bootstrap. Il secondo approccio è OOCSS, Object Oriented CSS, ed è un approccio, è il primo approccio che ci spinge a ragionare sul nostro codice. È un approccio basato su due principi fondamentali, che è la separazione della struttura dalla presentazione, e il secondo principio è separare il contenitore dal contenuto. Vediamo cosa vuol dire. La separazione della struttura dalla presentazione vuol dire astrarre quello che sono gli elementi di chiamiamola skin, da quello che sono un set di classi. In questo caso, come potete vedere, la regola di bordo e di background, che è comune in entrambi i nostri componenti, l'andremo ad estrarre, creare una classe che contiene solamente quella regola lì e lasciare vuoti gli altri elementi. In questo modo, se domani andremo a creare un altro componente, potremo associargli naturalmente quella classe senza ripetere ulteriormente queste due regole qua. Il secondo principio invece che riguarda la separazione delle quello che sono le regole proprietarie di un elemento dal suo contesto di applicazione. In questo caso, nell'esempio, vedete che abbiamo due H3 associati una volta alla sidebar e una volta al footer e una sovrascrittura all'interno del footer di una regola text transform e un cambio di colore. A questo punto noi cosa andremo a fare? Andremo a prendere tutte le classi che sono, tutti, scusate, tutte le regole che sono in comune, creeremo una nuova classe che andremo a associare a questo punto ai nostri H3 e solamente nei contesti andremo a dare
da aggiungere quello che sono le regole proprietarie. Che è Scalable and Modular CSS, è una metodologia flessibile che ci porta ad analizzare il nostro processo e suddividere fondamentalmente tutto il nostro codice in 5 macro categorie: Base, Layout, Module, State e Team. Questo è anche in qualche modo sente? Ok, ogni tanto mi sembra che vada via. Ok. In base, sostanzialmente, che potrebbe anche essere una cartella per quello che ne sappiamo, andremo a scrivere tutte le regole per quello che sono gli elementi di default, come l'HTML, body, H1, web. Andremo a inserire tutte quelle regole che sono relative agli elementi di layout principali, come per esempio l'header, il footer, il content. Questa l'ultima parte è una prassi che alcuni Ok, perfetto. Alcuni usano prefissare tutte le regole che vanno a inserire in layout con un L-, così che scorrendo il nostro CSS sarà più facile individuare quelle che sono appunto le regole appartenenti al layout. Module lo dice la parola stessa, sostanzialmente in questa classe di regole andremo a inserire tutti quelli che sono i componenti e sono intesi per essere riutilizzati all'interno del nostro progetto, come una sidebar, la navigation bar e simili. State, invece, è sostanzialmente la definizione dove andremo a inserire tutte le regole che definiscono un comportamento di un elemento, per esempio un accordo, un espanso, una voce di menu selezionata. Infine, in team, invece, andremo a mettere tutte quelle regole che definiscono la parte di skin, diciamo, del tema, quindi tutto quello che è colore, font per i nostri oggetti. Un'altra tecnica, che è quella di cui ho deciso di parlarvi oggi, che è quella che sostanzialmente uso ultimamente più di frequente, è BEM, ovvero Block Element Modifier. Block Element Modifier è un approccio di definizione di classi basato sull'identificazione di componenti o blocchi, ciascuno dei quali verrà suddiviso appunto in tre parti: il blocco, l'elemento e il modificatore o variante. Con blocco intendiamo un elemento che non ha dipendenze. La sintassi di BEM prevede che l'elemento venga collegato al selettore del blocco tramite un doppio underscore, mentre il modificatore invece può essere associato sia a un elemento che a un blocco e viene collegato al selettore con un singolo underscore. Cerchiamo di vedere un esempio per capire meglio come funziona nel mondo reale. Qua abbiamo un esempio di lista. Okay, con all'interno un link e uno span. Se noi dovessimo andare a scrivere del CSS, delle regole CSS per evidenziare questi elementi, potremmo andare a scrivere un qualcosa del genere, che come potete vedere inizia a diventare un po' complesso da sovrascrivere, perché è molto specifico come classi. In BEM, se noi andiamo a scrivere in BEM le classi, questo è il modo sbagliato di farlo, ovvero cercare di replicare la struttura del DOM. Qual è l'errore? In questo caso qua, che stiamo cercando di replicare la struttura del DOM. Esiste una regola molto semplice da tenere a mente quando si cerca di dare le classi in BEM,
ovvero che un elemento è sempre parte di un blocco e non di un altro elemento. Questa, di conseguenza, è la tecnica giusta per dare i nomi, assegnare i nomi ai nostri elementi. I modificatori invece come funzionano? Come abbiamo visto prima, il modificatore, adesso proviamo a collegarlo al nostro menu item, per esempio. Diciamo che vogliamo creare uno stato di highlighted con il nostro colore dominante nel menu item. Tutto quello che dovremo fare sarà quello di aggiungere al nostro menu item una classe con il nostro modificatore highlighted. I principali vantaggi di questa metodologia, secondo me, sono l'alta leggibilità del codice, perché naturalmente avremo un codice molto più semantico e più facile da leggere. La modularità, perché ovviamente essendo basato sull'identificazione di blocchi, sarete portati naturalmente a creare dei componenti che saranno sviluppabili individualmente, a prescindere dal loro contesto. Ovviamente la scalabilità, perché se stiamo isolando i nostri blocchi, sarà più facile intervenire man mano che cresce il nostro progetto. Prima ho accennato all'utilizzo di preprocessori, task runner. Quando andiamo a mantenere un progetto di grosse dimensioni, ma anche di medie dimensioni, diciamo che oggi è difficile farlo senza avvalersi di un preprocessore. Personalmente mi trovo molto bene con SAS e lo uso ormai da anni, abbinato a Grant. E SAS ci mette a disposizione tanti strumenti utili ad ottimizzare il nostro workflow, come possono essere i mixin, le variabili e le funzioni, soprattutto. SAS inoltre ci permette di scrivere CSS in modo un pochettino più snello anche, ovvero in questo caso noi in SAS che si può scrivere in due modi, con la sintassi SAS o SCSS. Preferisco personalmente la sintassi SCSS perché mette delle parentesi. La sintassi SAS prevede che non ci siano parentesi. Scrivendo questa porzione di codice in SCSS, una volta compilato da SAS, il risultato sarà un set di regole nel modo classico. Abbiamo visto BEM. BEM può essere reinterpretato con SAS, semplicemente annidando i nostri selettori di elementi. Lo stesso vale chiaramente anche per i modificatori. Parliamo adesso di componenti. Questi sono i componenti di Bootstrap. Come abbiamo detto, una parte veramente rilevante di questi framework sono questi componenti qua che ci mettono a disposizione, che a volte hanno anche una controparte JavaScript. In realtà, come abbiamo visto, se utilizziamo una metodologia di organizzazione del codice come Object-Oriented CSS o SMAC, siamo portati naturalmente a creare già dei componenti. Quindi, in teoria, non dovremmo anche skipparla questa parte, perché non dovremmo aver bisogno di veri e propri componenti. Vediamo però come creare dei componenti un pochettino più intelligenti con SAS, utilizzando quello che sono i mixin. I mixin sono dei gruppi di regole che possiamo riutilizzare più volte all'interno del nostro progetto e accettano anche dei parametri d'ingresso, questi mixin, rendendo di fatto queste piccole utilità quasi delle vere e proprie funzioni che possono cambiare all'interno del nostro codice. Il vantaggio che hanno i mixin è che fin tanto che non li applichiamo, non hanno un peso diretto perché non vengono processati da SAS e quindi rimangono lì nel nostro codice sorgente che poi non verrà incluso nel nostro progetto finale. Come funzionano i mixin? I mixin vengono definiti con appunto la regola chiocciola mixin seguita da il nome del nostro mixin, che sarà il nome che andremo ad utilizzare all'interno del nostro progetto per richiamarlo e quindi per farglielo processare a SAS. E quindi per richiamarlo, noi all'interno del nostro selettore andremo a usare la regola chiocciola include, seguita dal nome del mixin. I mixin, come abbiamo detto, possono accettare i parametri. Diciamo che sostanzialmente li possiamo suddividere in due macro categorie: la categoria di mixin statici e la categoria dei mixin dinamici.
Vediamo un esempio di mixin statico. Questo è un semplice mixin che resetta sostanzialmente lo stile di una lista. Quindi noi andremo a scrivere all'interno della regola mixin queste tre regole, che verranno richiamate all'interno del nostro progetto nav well con include e verranno processate da SAS in questo modo. Ora, questo è un esempio chiaramente molto semplice. Vediamo un mixin dinamico. Il mixin dinamico, come abbiamo detto, accetta dei parametri in ingresso. Quindi la prima cosa da fare quando andremo a definire il nostro mixin dinamico sarà quello di specificargli i nostri parametri. In questo caso abbiamo detto che abbiamo una larghezza, che è obbligatoria, e un'altezza che, se non viene specificata, prende come valore di default il valore della larghezza. Questo mixin qua, quando andremo a richiamarlo all'interno del nostro progetto, gli dovremo specificare obbligatoriamente un parametro che corrisponde appunto alla nostra larghezza. Il risultato appunto di compilazione è quello che vedete. Questo cosa ci porta? Ci porta naturalmente a pensare a quello che possono essere dei mixin magari più legati a quello che è il componente, quindi ipotizziamo di avere un nostro bottone, un mixin bottone abbastanza complesso che magari accetta determinate varianti e richiamarlo all'interno del nostro progetto come bottone primario e bottone secondario. Come per Bootstrap, come Bootstrap è una libreria che ci aiuta a snellire il nostro lavoro, anche per SAS esistono delle librerie già pronte, con mixin già pronti, con utilità già pronte. Per anni ho usato Barbon, che ritengo uno dei più asettici dal punto di vista stilistico, perché si tratta solamente di avere un set di utilità molto generiche. Il problema di utilizzare queste librerie è lo stesso problema sostanzialmente di utilizzare un framework CSS. Si rischia l'effetto mattone, ovvero mi porta dietro una grossa quantità di utilità. In alcuni casi, alcune di queste librerie qua hanno già dei bottoni, hanno già degli accordion, e si finisce poi alla fine per essere limitati, diciamo, dal punto di vista visuale, più che averne un vantaggio. Tra tutti, Barbon è quello più asettico perché non ha componenti come bottoni. Sono solamente utilità che ci aiutano a snellire in qualche modo lo sviluppo. Questo è un consiglio derivato anche dall'esperienza del mio socio lato PHP, ovvero quando, come in PHP, quando andate a creare una funzione, non riempitela di parametri, perché non ve le ricorderete mai in sequenza. Quindi quando create un mixin, createlo con pochi parametri. Uno, due parametri sono già troppi. Perché se vi ritroverete a fare questo, vuol dire che state sbagliando probabilmente qualcosa all'interno del vostro lavoro. E adesso veniamo alla parte di layout. Come abbiamo detto, è abbastanza rilevante all'interno di questi framework. E se riesco a fare l'esperimento con l'archetto, forse è meglio. Riproviamo a vedere se funziona. Ok, funziona? Si sente? Sì, no? Forse? Sì? Si sente, diciamo che si sente. Ok. Allora, quando parliamo di layout ad oggi, abbiamo sostanzialmente due opzioni tra cui scegliere. Flexbox o grid. Ho pensato di non tediarvi troppo con spiegazioni su quali sono le specifiche, ma di farvi vedere quanto in realtà è molto semplice creare... non riesco a capire se mi muovo, se si sente o no? Ok. Quanto è semplice creare sostanzialmente un layout utilizzando flex o grid.
visto che c'è poco tempo, c'è già uno spoiler, ovvero per quanto mi riguarda, la mia opinione è che questi due sistemi qua intanto non sono da considerare mutualmente esclusivi. Flexbox e Grid sono fatti per lavorare insieme. Quello che dovete capire in realtà è quando dovete usare uno e quando dovete usare l'altro. Flexbox, nonostante si possa realizzare un layout con Flexbox, è indicato esclusivamente per realizzare componenti, mentre Grid è pensato per realizzare layout. E il fatto che Flexbox venga utilizzato per fare anche layout è un po' come una volta si usava il float per fare un layout o un display table per fare un layout, ma questo non necessariamente era il modo corretto di farlo. Quindi vediamo se riusciamo a duplicare. Funziona? Sì, funziona. Allora, vediamo come realizzare un semplice layout composto da un header, un contenuto centrale, una sidebar e un footer. Quello che andremo a scrivere è un markup molto semplice e molto snello. E vediamo adesso come stilarlo, creandolo una volta con Flex e una volta con Grid, per vedere quali sono le differenze. Flexbox, come anche Grid, funziona, va applicato a un contenitore, ok? Quindi in questo caso il nostro contenitore è il body. La prima cosa che dovremo andare a fare sarà quello di assegnargli una classe di DisplayFlex. A questo punto il nostro contenitore sta dicendo che tutti i suoi elementi all'interno sono, influenzati da questa proprietà. Flexbox lavora su due assi sostanzialmente, l'asse orizzontale e l'asse verticale, e già questo ci dovrebbe comunicare un qualcosa, ovvero che non è propriamente indicato per fare un layout, perché in questo caso il default di Flex è row. Row vuol dire che tutti gli elementi sono disposti uno di fianco all'altro come se fossero flottati. Quindi la prima cosa da fare è dirgli con la regola Flex Direction che deve cambiare questo orientamento. E a questo punto ci ritroviamo come se fossero elementi staccati uno sopra l'altro come dei display block. E già qui c'è un problema, perché il markup che abbiamo scritto non è sufficiente per realizzare questo layout con Flexbox. Quello che dobbiamo fare è inserire un elemento con una classe, diciamo, container. Sostanzialmente il main e la nostra sidebar. In questo modo noi adesso potremo andare a associare al nostro elemento con classe container, a sua volta, così facendo andremo a dire che tutti gli elementi che sono figli del body, i figli primi del body sono elementi di modalità column. Penso che non si senta più. Ok. Ok. Mentre sostanzialmente gli elementi volta un altro display flex che di default abbiamo detto che è row, quindi li dispone uno di fianco all'altro. Lo vedete già qui, che nel senso io posso andare a con display table float, non funziona bene la cosa. L'ideale in questi casi qua è quello di utilizzare div container e tutto quello che ci serve. Ok, grazie, perfetto.
Quindi quello che dovremo fare sarà quello di associare al nostro body il display grid a questo punto. E cosa succede? Succede che il sistema, cioè il browser crea una griglia invisibile nel nostro layout. Ok, finito? Ok. Ok. La faccio breve. Esistono sostanzialmente due regole in grid, quelle che ci permettono di definire il numero di colonne e quello che ci permette di definire il numero di righe. Perché grid ci permette sostanzialmente di spostare gli elementi all'interno di una griglia invisibile. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che rispetto a Bootstrap noi non abbiamo bisogno di creare degli elementi di markup solo per riempire delle colonne, magari anche vuote. Oppure spostare gli elementi con delle classi abbastanza esoteriche. Noi abbiamo con grid la possibilità di definire a livello più astratto una griglia con grid template columns. Ok. Quindi in questo caso diciamo che facciamo un fraction e 20%. E quello che è un set di righe, in questo caso abbiamo bisogno di 3 righe, l'header, il contenitore con la sidebar e il footer, quindi grid, template, rows. In questo caso andremo a dire la prima è auto, la seconda è un one fraction e la terza è auto. A questo punto cosa ci manca? Ci manca posizionare questi elementi e ci viene in aiuto un'altra regola molto interessante che è grid template areas, che ci consente di disegnare in qualche modo quello che sono le nostre aree di piazzamento degli elementi. In questo caso adesso ipersemplifico, diciamo che disegniamo le nostre prime 2 aree definite dall'header, una definita dal main content, una per la side e infine quelle per il footer. A questo punto tutto quello che dovremo fare sarà dire ai nostri elementi di posizionarsi con la regola grid area all'interno delle posizioni che le abbiamo definito, quindi nel main, in questo modo qua sostanzialmente abbiamo, non si sente più niente, è partito tutto. Prova, ok. In questo modo, utilizzando, purtroppo non si riesce a vedere forse benissimo tutto, noi abbiamo disegnato sostanzialmente quello che sono le nostre aree di piazzamento, gli abbiamo detto quello che devono essere le 2 colonne, perché non servono più 12 colonne se abbiamo bisogno veramente di 2 colonne di layout, e quello che sono le nostre 3 righe. Infine siamo andati a posizionare i nostri elementi di markup nei rispettivi slot. Questo, vediamo se si riesce a fare un inspect da codice, come potete vedere, ha creato una griglia invisibile che può essere rimanipolata ad ogni media query. Quindi questo adesso non riesco a riportare sulle altre slide perché è troppo complesso. Questo ci porta fondamentalmente a capire che le conclusioni del non utilizzare necessariamente un framework sono abbastanza ovvie. Quello che dobbiamo fare è sempre crearci un sistema di sintassi che funziona, utilizzare un preprocessore o un task runner per ottimizzare il nostro workflow e quindi avere componenti che sono più facili da gestire e in generale quello di utilizzare sempre la tecnologia più appropriata per quello che stiamo andando a realizzare, ovvero Flex per i componenti e Grid per sostanzialmente il layout.